astronauta, una professoressa e un fumettista. Questi i protagonisti dell'evento di Universe Day, dedicato al connubio fra scienza e fantascienza. Il primo appuntamento del ciclo di incontri semestrale organizzato dal Corriere della Sera insieme a 12 università, Comune di Milano, Camera di Commercio e MiWorld. Destinatari gli studenti di qualunque facoltà del capoluogo lombardo, che per l'occasione hanno riempito l'aula magna del Politecnico. Sul palco il disegnatore e creatore di Nathan Never e appassionato di astronautica, Antonio Serra. Inevitabilmente, quando si racconta una storia di fantascienza, ci si aspetta, dato il nome, no, che ci sia un po' di fantasia, chiaramente anche un po' di scienza, questo è inevitabile. È difficile stabilire il margine di quello che risulta credibile o non credibile dal punto di vista scientifico. Come autori di fantascienza oggi noi abbiamo il problema che il pubblico non percepisce più come fanta certe cose, perché dà per scontato che siccome oggi abbiamo una tecnologia di un certo tipo, certe cose che proiettiamo nel futuro ci saranno davvero. È diminuito il sense of wonder, non so come dire, no? Il senso del meraviglioso, perché la tecnologia che abbiamo oggi ci dice: è vero che non abbiamo ancora questa cosa qui, ma la faremo di sicuro perché abbiamo fatto tutto questo percorso, no? Il senso del meraviglioso non manca nei racconti della professoressa Amalia Ercoli Finzi, responsabile del trapano SD2 della sonda spaziale Rosetta e prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, la quale per spiegare lo stato dell'enderfile usa la prima persona plurale. Quando si va a cercare una cosa nuova non si sa mica bene che cosa troverai e quindi sarà certamente una sorpresa. Noi in questo momento dormiamo perché non abbiamo potenza, tra poco ci risveglieremo con le celle solari di cui io ho la responsabilità, ricaricheremo la batteria ricaricabile e quindi continueremo a lavorare. Abbiamo tutto un programma di lavoro che è già stato stabilito e lì troveremo tante cose. È d'obbligo l'uso del condizionale, perché per quanto la scienza richieda previsioni, calcoli e rigore, non può far fuori l'imprevisto e l'ignoto, lo stesso ignoto che spinge a partire e a conoscere. L'esplorazione fa parte del nostro essere umani. Siamo così come genere perché abbiamo questa voglia, questa necessità di esplorare. Siamo così perché proviamo a fare delle cose che non hanno senso apparentemente, proviamo a sperimentare tutto quello che ci sta attorno, ma attraverso questa sperimentazione, questa ricerca della conoscenza, troviamo veramente delle cose impensate che sono poi veramente fondamentali. Pensiamo, che ne so, al fuoco. Ecco, se avessimo deciso che il fuoco brucia, non si tocca, oggi non lo potremmo utilizzare. Lo stesso con l'elettricità, ma con tante altre cose, le radiazioni, che oggi usiamo correttamente per riuscire ad andare avanti e a vivere meglio. Ecco, questa è una cosa alla quale non possiamo fare a meno.